Non so davvero come e quando comincia la politica, però la convenzione è che quando si discute di politica, soprattutto all'inizio, si deve discutere del modo con il quale gli uomini e le donne traducono le loro preferenze per cercare di influenzare i politici, per indicare ai politici che cosa desiderano, per valutare quello che i politici hanno fatto. E dunque forse il primo vero sostanziale passaggio politico è quello che consiste nel tradurre i voti in seggi. Naturalmente questa non era la politica ateniese, dove di seggi non ce n'erano sostanzialmente, anche se di tanto in tanto si votava per eleggere qualcuno, ed era comunque una politica fatta da un ceto molto ristretto. Su questo tornerò quando parleremo della rappresentanza. Però il passaggio cruciale della politica democratica è quello di tradurre i voti in seggi. Certo, immagino che la maggior parte di voi siano travolti dal dibattito sulle leggi elettorali passate, presenti e future, però è un dibattito importante. È un dibattito importante perché sta al cuore della politica democratica. Quel semplice atto, si dice, di votare è un atto importantissimo per il quale ci sono molti uomini e molte donne che hanno combattuto nel corso del tempo, alcuni sono anche morti rivendicando il diritto di votare, il suffragio. L'atto è tutt'altro che semplice, peraltro, come vedremo, anche il semplice ingresso di un cittadino qualunque in una cabina elettorale, nel quale deve fare una cosa, ma non sappiamo esattamente quale, perché dovremmo sapere dove si trova quella cabina elettorale. Supponiamo che deve tracciare una croce su una scheda, e quel semplice atto significa che quel cittadino ha deciso di andare a votare. Quella mattina sapeva che le urne erano aperte, andava in un seggio elettorale, sapeva che doveva scegliere fra determinati candidati. Probabilmente aveva parlato con qualcuno in casa, forse, fra l'altro, probabilmente non è andato da solo, è andato accompagnato dalla moglie, forse dai figli. Se è un ragazzo, forse ha deciso che andavano a votare insieme lui e i suoi amici, e quindi ci sarà un elemento di complessità di relazioni personali che di nuovo appariranno più tardi in alcune lezioni, perché questi rapporti personali fanno parte della politica. Si era informato, aveva acquisito delle informazioni, magari negli ultimi giorni, oltre oggi lo sappiamo che la maggior parte dei cittadini che vanno a votare acquisiscono le informazioni che interessano loro nell'ultima settimana. E sappiamo che addirittura un 20-25% di loro decide il giorno precedente, se non addirittura il giorno stesso nella cabina elettorale, che cosa e come voterà. Sappiamo anche che molti, e so che questo è molto sorprendente per gli italiani, che molti utilizzano una scorciatoia cognitiva. Sono, mi sento un uomo di sinistra, qual è il partito di sinistra? E allora lo voto. Non sto a fare tante storie, voto quello. E quella è una scorciatoia cognitiva che peraltro mi viene tolta nel momento in cui quel partito di sinistra sparisce. Oppure peggio, si sposta verso il centro e mi lascia quindi senza la possibilità di non approfondire. Allora devo approfondire e lo farò parlando con i miei figli, con mia moglie, magari addirittura colpo di vita parlando con un professore di scienza politica. All'inizio, quando si incominciò a votare, e sappiamo anche dove, perché fu naturalmente in Gran Bretagna, il sistema elettorale utilizzato era semplicissimo. In ciascun collegio uninominale, ovvero dove vince un solo candidato, il candidato vincente è colui che ha ottenuto semplicemente più voti di tutti gli altri, un voto di più, diciamo così, del secondo candidato votato. Questo sistema si chiama plurality, e cioè maggioranza relativa, però in inglese si chiama anche first past the post, è riferito alle corse dei cavalli. The post è il traguardo, fatto così come si può vedere, e il cavallo che passa per primo ha vinto. Queste analogie con la vita contemporanea, i cavalli erano molto amati, le corse dei cavalli in Inghilterra erano molto famose. Passerà anche negli Stati Uniti questo sistema elettorale. È in un certo senso semplice, ma non così semplice come si pensa, perché naturalmente bisogna scegliere tra una pluralità di candidati. Non sono mai solo due candidati, come credono affrettati commentatori politici italiani. Nei collegi uninominali inglesi la presenza di due soli candidati è assolutamente improbabile. Ce ne sono come minimo tre, e forse come massimo ce ne sono sette, otto, nove, addirittura 10. Però il problema non sta lì.
Il problema sta nel fatto che quando si comincia a votare, sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, che ugualmente utilizzano il sistema inglese, si vota e chi vota è un pubblico, lo dirò così con la parola pubblico, omogeneo, con pochissime differenze sostanziali e dunque non fa una grandissima differenza neanche chi vince. Quel sistema lo si può accettare perché bene o male il vincente rappresenterà anche alcuni dei nostri interessi, delle nostre preferenze. La faccio breve perché nel corso del tempo questo sistema, che viene subito importato nelle pochissime democrazie continentali, viene da queste democrazie abbandonato, da tutte queste democrazie viene abbandonato alla fine del secolo XIX, e quindi tutte queste democrazie entrano sulla scena elettorale del secolo XX avendo introdotto un sistema elettorale proporzionale. Però attenzione, non dite la proporzionale, perché proporzionale è il meccanismo complessivo, però poi ci sono molte varianti di sistemi elettorali proporzionali a seconda di alcuni elementi che sono anche facilmente identificabili. L'ampiezza della circoscrizione, che significa il numero dei candidati che vengono eletti in quella circoscrizione, che significa per esempio anche l'esistenza o meno di un premio di maggioranza accompagnato alla legge proporzionale, è raro. E il terzo elemento importante che modifica i sistemi proporzionali è la cosiddetta soglia di accesso al Parlamento, che per andare in Parlamento i partiti devono superare una soglia percentuale di voti ottenuta spesso su tutto il territorio nazionale. Anche qui si può entrare in particolari, ma quello che conta in realtà è che alla fine di questo secolo di mutamenti, dall'inizio del XX secolo, tutte le democrazie europee utilizzano sistemi elettorali proporzionali leggermente diversificati fra di loro, tranne la Gran Bretagna, che rimane saldamente sul suo sistema plurality. Non solo la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ma la Gran Bretagna fa anche un'altra cosa, non lo fa forse deliberatamente, ma ovunque vanno gli inglesi portano con sé il sistema elettorale plurality, lo portano in Canada, lo portano in Australia, lo portano nella Nuova Zelanda e, per quanto possa sembrare assolutamente incredibile, lo portano addirittura in India. L'India utilizza il sistema plurality. E perché? Perché quando comincia a votare nel 1947 utilizza il sistema che gli hanno lasciato gli inglesi, che sono andati consentendo l'indipendenza dell'India. Ci sono altre piccole variazioni importanti che si possono prendere in considerazione, però quello che mi pare interessante sono due sviluppi successivi. Da un lato che nascono i sistemi misti, sistemi nei quali c'è una componente proporzionale e una componente maggioritaria. E allora preferirei che questi sistemi misti venissero definiti in maniera non così vaga, come una borsa nella quale ci ficcate un po' di tutto, ma ci sono sistemi misti che dobbiamo definire proporzionali con una componente maggioritaria, o sistemi misti che possiamo definire maggioritari con una componente proporzionale. Il migliore di questi sistemi maggioritari con una componente proporzionale sicuramente è stata la legge Mattarella, approvata sull'onda di un referendum popolare, questo è un punto molto importante, nel 1994 e utilizzata nelle elezioni del 1994. Anche da ultimo la legge Rosato era un sistema misto, vale a dire un sistema due terzi proporzionale e un terzo maggioritario. Pessima però per molte altre ragioni, per esempio consentiva le pluricandidature, non consentiva all'elettore di fare nulla, cioè dava un voto solo all'elettore, non poteva neanche disgiungere a seconda dell'aspetto maggioritario o degli elementi proporzionali. L'altra novità è data dal doppio turno francese. Voluto da De Gaulle e messo nel sistema dopo il 1958 con il passaggio alla Quinta Repubblica. I francesi avevano già avuto il doppio turno, su questo non mi soffermo, però il doppio turno francese è importante per due ragioni, secondo me, che hanno delle conseguenze significative, perché dà notevolissimo potere agli elettori.
consente agli elettori di vedere chi sono i candidati al primo turno e di scegliere eventualmente il preferito, però al secondo turno gli dà la possibilità di scegliere per chi deve vincere e quindi al secondo turno l'elettore probabilmente farà uso del voto strategico, voterà il candidato che gli è meno sgradito, in particolare se il candidato che gli è più gradito al secondo turno è passato. Il doppio turno francese per l'elezione dell'Assemblea nazionale, cioè del Parlamento francese, non è un ballottaggio, perché possono esserci due, sì, tre, quattro candidati al secondo turno. Ballottaggio si ha solo per l'elezione presidenziale. In generale le elezioni presidenziali, laddove richiedono a chi vince il 50% più uno dei voti, si svolgono con un sistema che per l'appunto produce il ballottaggio. Quindi abbandoniamo il ballottaggio se non quando ci sono soltanto due candidati che entrano in campo, che vengono scelti. Ultimo punto. Le leggi elettorali possono essere cambiate, perché sono uno strumento sul quale si può fare leva se si vuole migliorare il funzionamento del sistema politico e anche funzionare il sistema dei partiti. Qui bisogna andare contro due frasi stupidissime. La prima è che non esiste la legge elettorale perfetta. Chiaro, non esiste nulla di perfetto e quindi non c'è neanche una legge elettorale perfetta. Però la seconda è che ci sono leggi elettorali migliori di altre e quindi bisogna cercare di trovare quelle leggi elettorali migliori. La terza, qui faccio una piccola aggiunta, è che se non conosciamo le leggi elettorali quali esse sono attualmente, non riusciremo a fare una buona legge elettorale per questo Paese. Però il mio suggerimento è che si scelga fra le leggi elettorali che hanno funzionato bene, utilizzate in paesi grosso modo della dimensione italiana, e quindi o il sistema elettorale tedesco proporzionale con soglia di accesso al Parlamento, o il sistema elettorale francese doppio turno ugualmente con soglia di passaggio dal primo al secondo turno. Se con la legge elettorale eleggete bene un Parlamento, avete fatto un grande passo avanti per il buon funzionamento del sistema politico. E adesso noi andremo a vedere come eleggere bene un Parlamento, ma soprattutto che cosa è e che cosa fa un Parlamento nelle democrazie contemporanee.